Siamo nella galleria Paipa di Milano in compagnia del gallerista. Oggi abbiamo la mostra di Marino Ficcola. Come nasce questo spazio? Allora, questo spazio ha una storia un po' particolare. Diciamo, oltre 10 anni fa, quando sono andato, io sono un giornalista economico e finanziario, oltre 10 anni fa, quando sono andato in pensione, diciamo, ho affittato questo spazio per farne il mio studio dove facevo delle consulenze di comunicazione per aziende o cose di questo genere. Essendo anche un collezionista d'arte contemporanea da oltre 20 anni, diciamo, ho arredato lo spazio con le opere della mia collezione, mettevo a rotazione, eccetera. La gente si incuriosiva, entrava, domandava, chiedeva, e così ho pensato dico, perché cominciare a fare qualche mostra di giovani artisti, anche meno giovani, perché col fatto che ero collezionista, diciamo, conoscevo molti artisti anche importanti: Agostino Bodalumi, Giuseppe Uncini, Pino Pinelli, e così ho cominciato a chiedevo a loro di fare dei piccoli lavori, anche, diciamo, adeguati allo spazio, che è piuttosto contenuto, e così ho cominciato a fare delle mostre, e diciamo che incuriosivano la gente. Non era un fatto economico, era semplicemente la passione che sia io che mia moglie abbiamo per l'arte contemporanea in particolare, diciamo, ha fatto diventare questo spazio un punto di riferimento per di diversi collezionisti. E il nome? Il nome Paepa, allora io mi chiamo Papalini di cognome, mia moglie si chiama Palma, e quindi entrambi, come dicevo, abbiamo la passione per l'arte contemporanea. E quindi è nato questo Papalini e Palma, arte e comunicazione, perché all'inizio era appunto uno studio Di di comunicazione. comunicazione. E invece per quanto riguarda la scelta di quest'artista, come nasce l'idea della La mostra? scelta di questo artista è nata, diciamo, in un viaggio in Umbria. Tra l'altro, io sono umbro di origine, quindi eravamo andati io e mia moglie a Todi, e girando per la città siamo entrati in una piccola galleria che, diciamo, esponeva alcuni artisti, tra cui Marino Ficcola. C'era anche un altro artista piuttosto famosa, nota ormai, che si chiama Antonella Zazzera, che è sempre di quelle parti lì. E quindi ho visto il suo lavoro, che allora, diciamo, questi moduli li teneva insieme con delle fascette, quelle che si usano per legare i fili di plastica. Il lavoro ci è piaciuto, abbiamo acquistato un'opera, e poi ci siamo messi in contatto con l'artista per realizzare una mostra, la prima che abbiamo fatto quasi 10 anni fa, e poi è venuta questa che è in corso attualmente.